Buongiorno ragazze e bentornate in un nuovo video. Allora, anche questa volta ci sarà un video svuota la spesa Lidl e in più a fine video vi farò vedere alcuni pacchetti che mi sono stati inviati e anche alcuni acquisti che ho fatto, ma iniziamo subito dalla Lidl perché devo mettere immediatamente a congelare i gelati perché altrimenti si sciolgono. Non fateci caso del mio stato, ma siamo arrivati a 40 gradi, quindi potete immaginare, sono appena rientrata, ho una semitreccia, diciamo, tutta rovinata, insomma mi sono messo un cerchietto giusto per non far sparare i capelli ulteriormente, però questi sono solo particolari, quindi iniziamo subito con la spesa. Allora, prima di iniziare a mostrarvi la spesa, devo fare una premessa. Elisabetta R, per colpa tua, mi ha fatto fare un altro viaggio, perché come sapete io non ho Lidl molto molto vicino, non è nemmeno tanto, tanto distante, però comunque mi devo proprio spostare appositamente per andare alla Lidl e ci sono andata per colpa tua Elisabetta, perché hai mostrato su Instagram, hai mostrato che appunto usciva questa linea giovedì, oggi è venerdì e ho fatto una corsa non indifferente, alle 2 di pomeriggio mi sono avviata con i miei bambini per andarmi a prendere appunto questa linea che fortunatamente ho trovato, quindi ve la mostrerò per ultimo. Comunque detto questo continuo, ovviamente stavo scherzando, anzi ti mando un grande bacione e vi mostro subito cosa ho comprato. L'altro giorno sono andata e avevo comprato i gelati, questi qua che sono praticamente identici al Solero dell'Algida. Io adoro il Solero, quindi non è per niente dragon fruit, ma è semplicemente cioccolato piccolo piccolo piccolo, quindi se li trovate ve li straconsiglio perché sono spettacolari questi gelati, costano 1,99€, ce ne sono 8, non sono gigantissimi, sono piccoli, ma sono veramente buonissimi, freschi, cremosi, sono fruttati, sì. Poi all'interno c'è vaniglia con queste piccole scagliette di cioccolato che è spettacolare. Adesso vado a mettere nel congelatore e torno subito. Un'altra cosa da mettere nel freezer, che ho visto sempre nel video di Elisabetta R, che non avevo mai comprato, ovviamente quando capita che c'è la settimana asiatica, ma come tante altre settimane specifiche di vari territori, insomma, del mondo, li avevo visti, però non li ho mai comprati perché non mi hanno mai ispirato più di tanto, ma li ho presi, sono questi spring rolls, insomma, questi qua alle verdure e alla carne, al pollo. Insomma, questi involtini primavera, volevo dire, scusate, insomma, questi involtini primavera sia alle verdure che al pollo. Un'altra cosa che ho preso, sempre in tema asiatico, sono le edamame. Queste qui, sempre nel reparto freezer, non ho idea di come si devono consumare, ma andrò a leggere, le farò stasera in microonde, insomma, vedremo un attimo, non so come si fanno, quindi vi farò sapere. Ho preso un pacco di uova, queste qui medie, allevate a terra, sì. Ho preso anche una bella cesta di uva, perché Cristal adora, cioè anche noi, cioè, amiamo la frutta, e ci andava particolarmente. Sempre per quanto riguarda la settimana asiatica, perché lunedì non ho trovato quasi nulla di tutto ciò, oppure non mi ispiravano particolarmente, ho preso questi crackers tipici cinesi che solitamente mangiamo quando andiamo a mangiare appunto cinese, asiatico, insomma. Sempre in tema ho preso i biscottini della fortuna, ovviamente ci sarà all'interno anche il bigliettino con la frase, quindi sfiziosi, insomma. E poi ho preso il tè verde, c'erano tre tipi di tè, mi ha ispirato di più questo, e non ricordo bene il prezzo, mi sembra 1,90€, ma da provare. Ho preso anche una confezione di queste mele essiccate, sono disidratate, sono per merenda, diciamo, sono delle simili patatine, però ovviamente meno grasse, quindi perfetto. E ho preso un altro di questi spaghetti qua di frumento, perché mi sono resa conto che, insomma, siamo in 5 in casa, per fare qualche ricettina particolare uno non mi bastava, per cui ne ho preso un altro. Ho preso queste mini gallette al cioccolato, sono piccoline quindi sfiziose, per Christian della linea Bio, della Bio Organic, della Sunday,
insomma, queste qua mi sembra venivano 99 centesimi. E un pacco di quinoa, perché io dovete sapere, io adoro mangiare la quinoa, la faccio in svariati modi e ultimamente avevo difficoltà a trovarla. E questa settimana appunto c'è anche la linea tutta bio, quindi l'ho presa. E ho preso anche due pacchi di wurstel, così insomma da fare così quando non ho tanta voglia di fare qualcosina. E poi una bottiglia di olio di semi di girasole che era un'offerta, mi sembra 99 centesimi. E adesso passiamo al pezzo forte. Sono riuscita per la prima volta a trovare, diciamo, tutta la linea in generale. Non mi ha mai ispirato tantissimo questa linea detergente, insomma, al latte d'asina. Ovviamente sentendo parlare tantissime youtuber, insomma, è diventata accattivante dal mio punto di vista. Quindi l'unica cosa che mi interessava particolarmente era il latte detergente per il viso. Mi sembra 1,99€, devo dire veramente che il profumo è spettacolare, è veramente dolce, sa dei prodotti dei bambini, veramente ottimo, quindi devo provarlo e mi attira tantissimo. Allora, adesso passiamo al motivo per cui sono andata alla Lidl. Allora, inizio subito facendovi vedere questa linea della Aloe Fresh. Mi sono presa tutto quello che ho trovato e per fortuna ho trovato tutta la linea al completo. E inizio subito da questa crema. Questa qui è la crema giorno al 97% di ingredienti naturali di origine incluso acqua inclusa, quindi veramente un bellissimo pack. La profumazione è molto delicata, l'ho sentita già prima, veramente freschissima questa crema, mi piace veramente tanto. Il prezzo è veramente bassissimo, diciamo che giriamo da 1,50€ a 2,90€ massimo a prodotto, quindi prezzi veramente bassissimi. Ho preso anche, mi sembra 1,29€, questa maschera in tessuto con estratti di aloe vera, acido ialuronico per pelli normali e pelle secca, quindi perfetto. Sono molto curiosa, i pack veramente ci hanno azzeccato tantissimo, quindi tutto proprio. E poi ho preso anche questo cleansing gel, insomma questo gel per lavare il viso, è un gel detergente e vabbè, parla da solo, il pack anche qui molto molto carino. E ho preso anche appunto questo, penso che sia un tonico, no? Questo qui è acqua per il viso, insomma acqua facciale. E si può utilizzare anche sugli occhi da quello che ho letto, quindi non è un tonico, non mi sembra molto tonico perché il tonico solitamente non va applicato sugli occhi. Qui si può usare anche sugli occhi, quindi è molto delicato. Questo fa capire proprio che questi prodotti sono fatti a base di acqua e aloe vera, quindi molto molto idratanti. Come ultimo prodotto ho preso questo burro, insomma, balsamo 3 in 1, che appunto si può utilizzare sia per giorno che per notte e anche proprio come maschera, mi sembra, se non ho letto male. Si può utilizzare anche come maschera, quindi ha tre prodotti in un solo prodotto, quindi molto molto interessante. Anche qui lo andiamo a aprire insieme perché sono curiosa a vedere com'è. Infatti è proprio un burro, cioè molto buonissimo, mi piace tantissimo, questa profumazione è veramente ottima. E come ultimo prodotto che ho preso è la crema a notte della Nature, e questa qui è all'avena, adoro tantissimo, mi ero già presa il latte struccante, il latte detergente struccante, e mi sono trovata veramente benissimo, molto molto, rispetta molto la pelle, quindi prodotti assolutamente validi. Adesso, finito di parlare della Lidl, vi voglio mostrare un paio di pacchetti che mi sono arrivati, quindi ve lo mostro in questo video perché sono felicissimo di aver avuto la possibilità di collaborare con questi due brand. In particolare uno si chiama Soulfeel ed è un brand americano. Veramente felicissima di aver potuto aver ricevuto questa collanina. Questa qui è in argento ricoperta in oro ed è fatta ovviamente con il mio nome, veramente molto molto delicata, ragazzi. Non sono bravissima
nel recensire, insomma, entrare proprio nel particolare, ma devo dire che questa collanina è davvero bellissima. Io me ne sono letteralmente innamorata, quindi sono strafelice di poter collaborare con lui, di aver avuto questa collaborazione. E se vi interessa, per chi fosse interessato, ho anche un codice sconto ed è Santina15. E vi permetterà di fare appunto un acquisto di queste collanine con il 15%, ovviamente col mio codice sconto che adesso vi metterò qui e anche sotto nell'info box. Ve le straconsiglio per fare un regalo. Devo dire, sono arrivate nel meno di 15 giorni, la collanina mi è arrivata ed è veramente molto molto delicata. Ripeto, in argento ricoperto in oro ed è veramente stupenda. Quindi, grazie. Poi è arrivata proprio in questi sacchettini molto molto curati. Ovviamente ci sono dentro vari codici sconto per futuri acquisti. E niente, sono molto molto soddisfatta di questo bel regalino. Un'altra collaborazione che ho potuto fare è con la Lala Lab. Sono felicissima anche qui di aver collaborato con questa azienda. Mi hanno mandato appunto questa Lala Box che comprende una trentina di foto. Ovviamente già le confezioni, le box parlano da sole, sono veramente bellissime. Insomma, anche per fare un regalo, insomma, anche per le vacanze. Adesso per chi ha la possibilità di andare in vacanza farà sicuramente un sacco di foto. E quindi bellissimo regalo da fare. E all'interno la scatolina è bellissima, veramente è troppo troppo bella. Già l'ha vista mia figlia, ha detto: "Mamma mia, adesso è mia, poi vedremo". Quindi all'interno ci sono queste card da grattare, dove all'interno ci sarà, insomma, il codice per vedere se c'è una sorpresa. In più ci sono questi stickers molto molto simpatici e carini da poter appunto mettere nelle foto che arrivano. Così, tipo Polaroid, insomma, sono un formato molto carino. Adesso qua c'è quella dei miei figli. E si possono appunto decorare, scrivere sotto. Poi voi nel sito potete gestirvi voi ogni foto, scrivere un messaggio, scrivere, insomma, far stampare proprio la foto con la vostra frase, il vostro nome, qualsiasi cosa. Poi potrete anche andarla ad arricchire appunto con questi stickers. In più esce il foglio per fare gli origami, tipico di Lala Lab, molto molto carini questi pacchetti che hanno. E niente, queste sono le foto che, non mi metto a far vedere tutte le foto, insomma, però ecco, tutte molto molto carine, stampe fatte veramente come si deve, quindi grazie. Anche qui, ragazze, ho un codice sconto per voi, sono felicissima di potervelo dare, ed è Mama Baby Life 20, è valido per 2 mesi, quindi affrettatevi a farvi questi bellissimi regalini, insomma, sono perfetti da regalare, da tenere in casa, insomma, così. Quindi Mama Baby Life, anche qui vi scrivo tutto sotto l'info box, quindi questo è quanto. Adesso passo a un'altra cosa che ho acquistato sul sito Shein, Shine, Shane, chi lo chiama, insomma, lo chiamano in svariati modi, lo chiamo Shine, ditemi se è sbagliato o meno. E ho comprato alcune cosine molto carine in attesa di un altro pacchetto, quindi inizio a far vedere queste cosine che ho acquistato che sono molto molto carine. Iniziamo da questo prodotto che ho già aperto perché ero troppo curiosa, ed è uno stampino, diciamo, di metallo, acciaio mi sembra, insomma, per fare l'uovo fritto a forma di stella. Ovviamente non potevo non prendere la stella perché sapete sono in fissa con le stelle, quindi veramente molto sfizioso. Non l'ho mai utilizzato questi aggeggi per fare l'uovo fritto, magari è l'unico modo per far mangiare le uova a mio figlio, e quindi l'ho preso da provare. E questo qui mi sembra veniva sui 2 euro, veramente prezzi molto molto economici. Un'altra cosa che ho preso, l'ho già aperto è questo, è una cavolata, lo so, è il separatore di albume dal tuorlo, insomma, non l'avevo mai preso, insomma, l'avevo sempre fatto in modo molto così, molto più pratico, dividendolo il tuorlo dall'albume. E insomma, questo qui devo provarlo. Vedevo interessante questo articolo. Come oggettistica ho preso anche queste collanine. Oggi siamo in tema collanine e insomma devo dire questa collanina mi ha colpito letteralmente perché, aspetta,
È bellissima. Io adoro le lune, le stelle, quindi per l'estate è molto molto carina. L'ho pagata neanche 3,90 euro, se non erro, non ricordo bene. E poi ho preso anche qui, l'ho già aperti. Qui l'ho già aperti. Ho preso questi braccialetti molto molto estivi. Anche questi qui sui 3 euro l'ho pagati, molto carini. Hanno la conchiglia, veramente sono molto molto delicati. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ho fatto un paio di ordini, ho comprato alcune cose molto carine, le ho già lavate, le ho già indossate, perché almeno questo qua in particolare l'ho già indossato perché mi piaceva veramente tanto. E ho preso questa bellissima tutina, non ho pagato neanche 10 euro, veramente molto carina. Sono tagliate grandi, non sono taglie molto piccole. Io pensavo che fossero molto più piccole, invece vanno veramente morbide, giuste, sono molto carine. Questa è la scollatura V. Poi ho preso questo bel pantaloncino, che anche questo qui, se non erro, l'ho pagato sui 10 euro, veramente pochissimo. Ed è carinissimo, ragazze, veramente molto molto bello, versatile, molto elegante. Insomma, vederlo nel video non rende tantissimo, ma è molto molto carino, eh. Non ha tasca, non ha solo davanti, c'ha questa finta tasca, insomma, molto carina. E l'ho presa in abbinamento a questa maglietta perché sono in fissa con il pizzo sangallo, insomma, molto carina anche questa qui, ha la manica leggermente a sbuffo e devo dire è carinissima, molto bella, molto bella. Sono molto contenta di queste cosine che ho comprato. In più ho preso anche il vestitino, sempre in pizzo sangallo, qui magari con un cinturino color cammello, quel marroncino, mi piace tantissimo. Ed è fatto molto molto bene perché non è trasparente, perché al di sotto porta anche appunto la stoffa di, insomma, di protezione, la stola, no, come si chiama? Insomma, non è trasparente per niente, quindi molto molto soddisfatta. Mi dovrà arrivare un altro pacchetto nei prossimi giorni perché dopo ho acquistato anche altre cosine sempre su Shein, insomma, ci siamo capiti. E quindi prossimamente vi farò vedere altri vestitini molto interessanti che mi devono arrivare. Speriamo che siano bellissimi quanto questi. E niente, questi qui erano gli acquisti che ho fatto oggi. Queste sono le mie piccole cose che ho voluto condividere con voi. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Come sempre, vi saluto, vi mando un bacio. Ciao!